che succede? Gabriel mi ha appena detto che... Come vedi, non sei la sola ad essere astuta, Yolanda. No? Dove credi di andare? Lasciami passare, Hector, per favore. Yolanda, abbiamo alcune cose da dirci e molti conti da regolare. Dobbiamo finalmente essere noi stessi. Dobbiamo buttare via la maschera, non credi? Tu non sei l'ingenua provinciale che mi hai fatto credere di essere. E io non sono il ragazzo sbandato al quale hai ispirato sentimenti così nobili. Non lo sono proprio. Ti ho detto che voglio andarmene, Hector. Yolanda, ma perché tanta fretta? Adesso non mi dirai che hai paura di stare sola con un uomo. Non ci posso credere. Che cosa intendi fare? Te l'ho già detto, Yolanda. Voglio che ci mostriamo esattamente come siamo. Non voglio più menzogne, Yolanda. Non voglio più inganni. Forse questo ti potrà aiutare a ricordare meglio. Che cos'è? Il diploma di laurea. Cosa? La laurea di Hector. Non ti preoccupare, Yolanda. Almeno tu puoi dire di averci provato. Complimenti. Ma io non capisco che cosa vuoi. Dimmelo, avanti. Lo sai, dimmi. Molto bene, Yolanda. Dal primo momento che sei arrivata a casa mia, mia madre ti ha accolto con tanto affetto. Ti ha circondata di premure, di attenzioni. E a me invece ha dato un avvertimento. Lo sai cosa mi diceva? Devi fare attenzione con la cuginetta di campagna, Hector. Devi rispettarla. Perché è molto ingenua. Deve ancora imparare tutto della vita. E va bene. Vuoi deciderti finalmente a dirmi che cosa vuoi? Coraggio, parla! Te l'ho già detto, Yolanda. Voglio che ci mostriamo come siamo. Per una volta basta con le menzogne. Hector, lasciami uscire. E cerca di avere un po' di pazienza, Yolanda. Avanti. Tu agisci sempre freddamente, premeditatamente. Ma ti ho scoperto, Yolanda. Puoi anche smetterla di fingere di essere un'ingenua cuginetta mia. Hai voluto prendermi in giro. Non hai niente da dirmi. Sì, voglio andarmene. È chiaro. A quanto pare questa è la tua arma preferita. Gridare, scappare. Bene, devi sapere che in una delle tue passeggiate io ti ho seguita. E così sono arrivato fino alla porta dello studio del dottor Alvear. Ti ricordi? Non ti dice niente questo nome. Tu eri appena uscita. E così ho deciso di farmi ricevere dal dottore. Mi sono fatto passare per tuo marito. E allora lui mi ha dato la grande notizia. Una notizia che mi ha commosso profondamente. Presto lei sarà un felice papà. La signora Yolanda Luján sta per avere un figlio. Chi è il padre? Juan Carlos? Devi capire, Yolanda, che non puoi continuare a nasconderti. Ti ho detto che ci saremmo mostrati esattamente come siamo. Sì, lo sapevi già, perché... Ti prego, non fare così, Yolanda. Non fare così. Perché non cerchiamo invece di trovare un compromesso? Dunque, sappi che io sono disposto ad aiutarti. Vedrai, farò in modo che la tua immagine di ingenua provinciale rimanga intatta. Almeno agli occhi di mia madre. Ti ha idealizzato come un essere perfetto. Sublime. No, Yolanda. No, no, non ti illudere. Ti assicuro che da qui non usciremo finché non avremo chiarito questa nostra situazione. Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi fare? Presto lo saprai.
Lasciami, lasciami, ti prego. No, Yolanda. Non ti lascerò. Tu sai quello che voglio. E lo sai molto bene. Dal primo momento che sei arrivata, hai capito di piacermi, Yolanda. Il tuo dottorino ha avuto più fortuna di me. Per lui conquistarti è stato molto facile. Ma non importa. Un vero uomo deve essere perseverante. Se vuole raggiungere il suo obiettivo. Sappi che non otterrai mai niente. Dici davvero? Sì, niente. Non usciremo di qui fin quando non avrai fatto quello che voglio. Lasciami, Hector, Hector, non puoi farmi questo. Lasciami, lasciami. Dio mio. Yolanda, Yolanda, che cosa succede? Cristina, Hector, Hector ormai sa tutto di me, è riuscito a scoprire che sono incinta. Continua a darmi fastidio, mi sta rendendo la vita insopportabile, devo andarmene di qui il più presto possibile. Ti voglio chiedere un favore, quando me ne sarò andata, voglio che tu dia una cosa da parte mia, Isabel. Devi consegnarle una lettera. La troverai in questo cassetto. Parla con lei, digli. No, no. No, non ce la faccio. Non riuscirei mai a farlo. Non ne avrei il coraggio. Morirei di vergogna se dovessi dirle che... E non posso mentirle. Oh, Dio mio.